Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 97esimo episodio di Minecraft. Come vedete siamo tornati a casa. L'episodio scorso siamo un po' persi nel deserto, però sono riuscito a trovare la retta via, ragazzi, finalmente ci siamo. Allora, come vedete ho soltanto un'ascia perché devo praticamente rompere queste ceste e guardate, esplodono. Boom, c'è un botto di roba e quindi devo avere l'inventario vuoto perché devo spostare queste ceste. Perché ragazzi non si può assolutamente vedere questo posto qui davanti, davanti alla nostra casa, messo in queste condizioni. Praticamente ci rimane soltanto da abbellire, da mettere qualche decorazione. Che ne so, avevo pensato ad una fontana, probabilmente faremo questo, sì. Magari poi un viale, come ho detto. Perché ragazzi non si può vedere così ed è l'ultima cosa che ci rimane prima di cominciare a farmare sul serio. Perché voglio andare prima possibile nell'end, finire il gioco e tante altre cose, insomma. Allora, queste chest, ma sì, possiamo mettere tutte quante dentro casa, tanto cioè, è vuota ancora, non ho ancora costruito niente. Possiamo mettere tutte qua dentro per il momento, poi ci faremo un magazzino, giuro ci faremo un magazzino. Poi si è messo anche a piovere, ragazzi, ma perché? Perché quando devo fare le cose poi si mette a piovere? No, lascia, scusa, non prende l'appunto. Boom, esplode tutto quanto. Allora, sicuramente non ho più spazio, vero? No, ancora c'entra roba. Boom, e basta. Ok, devo muovermi prima che despawni tutto quanto il resto. Mettiamo una chest qua, anche qui. È un lavoraccio, ragazzi, questo lo so, però va fatto, ragazzi, perché qui boom. Devo spostare ogni singola cosa per andare a poi a costruirci tutta l'entrata, ecco. Ultima chest e abbiamo pressoché finito. Devo togliere anche questa fornace. Non ho un piccone, quindi userò la mia ascia. Wow. E dopo anni ce l'abbiamo fatta. Oh, peggio dell'ossidiana, ragazzi, peggio dell'ossidiana. Ovviamente il piccone stava qua in casa, ma non avevo assolutamente voglia di tornare indietro per riprenderlo. Allora, depositiamo anche quest'ultima chest. Massi, mettiamola qui, facciamo un'altra cesta così. Oh, ecco dove erano finite tutte quante le mie mappe. Eccole qua, vedi? Vedi da qualche parte? Oh, quanta carta. Devo ricordarmi anche di farmare neanche tanta perché ho trovato quel villaggero che essendo un cartografo potrebbe esserci utile. Ovviamente però è un po' lontano. Spero magari in una farm futura che farò al villaggio a sud, una farm di villaggeri, spero che nasca prima o poi un bellissimo cartografo. Allora, devo trovare intanto il mio inventario principale che dovrebbe essere da queste parti, credo. Allora, del ferro ci serve, poi legno, ok, ce l'abbiamo. Le cesoie e il banco da lavoro ho preso, un po' di cobblestone e a questo punto, ah, cibo, 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 che qui, un po' di carne di pecora. Allora, ma che fa? Prendi la spada? Dove ho messo la spada, ragazzi? Ho 20.000, eccola qua, ho 200.000 chest e non mi ricordo più dove sono le cose. L'acqua ci serve e penso per il momento basta. Ok, allora, spada alla mano, dobbiamo andare giù in miniera a prenderci della stone, che ci servirà della stone per questa costruzione. Sta laggando male, mi ha fatto una laggata assurda, non vedo niente da qui a un passo. Se mi appare un mob ostile sono azzi. E se smettesse di piovere non sarebbe tanto male. Un nuovo, bene, bene, bene. Perfetto, allora, dai ci siamo. Allora, per la costruzione ho bisogno di stone. Stone, vediamo un po', io prendere due stack, anzi facciamo tre, non so quando ne può servire. Poi visto che ho già delle stone brick belle pronte qua, prenderei direttamente queste e penso possa andare bene così. Allora, craftiamoci delle slabine di stone. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ce le facciamo un bel po', non so quante ne possano servire, però voglio usare tutte e due le stack che ho a questo punto. Ta-ta-ta-ta-ta, sto esagerando, Bene così, va bene, dai. Anzi, visto che ci sono, facciamoci anche direttamente anche le scale con la stone brick. Serviranno, serviranno. Non so quante, ne faccio un bel po'. 40 penso che avanzino pure. Allora, dovremmo essere pressoché pronti. Anzi, ci servirà appunto anche una pala. Vabbè, la crafting table ce l'ho qua. Ci servirà una pala, la faccio in ferro a questo punto. Ho visto anche un altro uovo, lo prendo subito. Quella barca è mia. La barca è mia. Bene, allora come vedete qui ho ricoperto la buca dove moriva il nostro amico cavallo. Io spero che sia notte perché non ne posso più di questa pioggia. Sì ragazzi, era notte, meno male, così ha smesso anche di piovere e possiamo avviarci per il nostro lavoro. Allora, vediamo un po'. Intanto dobbiamo subito togliere tutto quanto qui davanti e siccome non voglio perdere tutto quello che ho, userò le cesoie per riprendermi tutta quanta la siepe. Tatatatatatatatata, guardate. Wow! Alla velocità della luce. Quindi adesso slabine alla mano, tutte quante qui belle fierotte. E vediamo un po' sul da farsi. Vediamo un po', possiamo cominciare a farle magari da qui. Qui
Quindi crafting table, ci facciamo subito una bella pala. Il movimento comincerà da qui, quindi facciamo un 3 così e mettiamo le slab in questo modo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poi per fare un cerchio ci saremo 1, 2, 1 qui, facciamo 2 di così e 3. 1, 2, 3. E stessa cosa ripetiamo per ogni angolo praticamente. Gli angoli del cerchio. In Minecraft esistono anche gli angoli del cerchio. Allora, 1, 2. Ok, devo fare 2 di così. 1, 2. Ho scavato un po' troppo. E la terra tanto non dovrebbe essere un problema perché dovrei averci tipo 1000 stacche in casa. Mamma mia. Ok, 3 così. Quindi adesso abbiamo fatto praticamente metà cerchio. Facciamo l'altra metà. Abbiamo creato il nostro cerchio. Adesso riempiremo tutto con stone brick. E ovviamente poi qua nel mezzo sarà tutto quanto scavato. E tac tac. Perfetto. Abbiamo fatto il contorno. Adesso dentro dovrà essere scavata due blocchi perché sarà poi riempita anche sta di tutti i stone brick, di stone slab. Questo inglese in Minecraft è veramente uno scioglilingua certe volte. Adesso sicuramente ragazzi taglierò il video perché cioè scavare in questo modo so che è noioso, non importa stare a guardare. E la buca è pressoché pronta, adesso deve essere riempita di stone slab e poi ovviamente riempita tutta quanta d'acqua. Siamo neanche a metà progetto, però sta venendo su bene, ragazzi. Intanto queste sono già fatto praticamente 3 stack e mezzo di terra, le metterò poi da parte, spero che mi serviranno a qualcosa, insomma. Le userò certamente per qualche ponte. E a questo punto cominciamo con gli stone slab messi in questo modo per riempire tutta quanta la vasca. Stone slab messe, ragazzi, ovviamente sta ancora piovendo. Questo mondo, ragazzi, non so quante volte piove al giorno, 100.000 ore di volte probabilmente, e sono poche ancora. Segniamo il centro che è questo. Questo dovrebbe essere il centro della vasca, perfetto. E andiamocene subito a dormire, ragazzi, non possiamo fare altro. Così smetterà anche di piovere anche per questo secondo giorno, ragazzi, una volta al giorno piove, sicuro. Questo gioco è così, almeno nel mio mondo, poi non so. Purtroppo, vabbè. Allora, dai, altro terzo giorno. Comincio. Dove ho messo la spada? Dov'è la spada? No, ragazzi, non posso farlo esplodere qui perché altrimenti c'è. Capitemi che. No, 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 no. Il ragno non è ostile perché è giorno, ma il creeper, ragazzi, se mi esplode più un creeper, cioè è finita, è finita. Allora, ragazzi, armiamoci di pazienza. Dovrei averci altri secchi, anzi, facciamo così. Ho 6 pezzi d'oro di ferro, facciamoci altri 2 secchi. Dove sono? Ok, tac, tac, perfetto. Riempiamoli tutti quanti d'acqua e cominceremo a riempire la vasca, ragazzi. Ci vorrà un bel po'. Ecco fatto, ragazzi. Alla fine è bastato soltanto metterla praticamente a tutti i lati e poi il resto ha fatto da sé. A questo punto possiamo davvero cominciare con la costruzione vera e propria della nostra fontana. Quindi prepariamo i nostri blocchi e cominciamo. Andiamo qua al centro. Io farei una cosa. Come ci staranno? No, le scalette. Io se le metto le scale qui diventa brutto perché si vede questa cosa qui che non, è brutto. È brutto, è brutto da vedersi. Quindi niente, niente scale. Allora, cominciamo così. Andiamo su magari di qualche blocco. Diciamo che questo è il blocco 0, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, 10, quindi siamo all'altezza quasi della nostra mansarda. Scendiamo così non ci facciamo male, perfetto. E diciamo la fontana sarà alta in questo modo. Minchia, è bella alta, ok, da qui con 1, 2, 3. 4, facciamo pure 5 e mettiamo questi blocchi in questo modo. 2, tac. È possibile già a mezzogiorno quasi, vabbè. A questo punto possiamo mettere anche delle scalette messe in questo modo che rende un po' la cosa un po' più figa, ecco. Tac. Ok, prima parte è pronta. Dobbiamo adesso però salire, quindi useremo la nostra terra che abbiamo in abbondanza per salire su in cima e fare i nostri ponti, ecco. A questo punto scala qui. Una scala di qua. Non cadere se non ce la rifà tutto quanto a capo. Una scaletta qui. E un'altra di qua. Ok. A questo punto posso mettere delle slab però
Volendo si possono anche togliere dopo. Si possono anche togliere, adesso le sto usando soltanto per fare questa cosa qui, per mettere queste scale in questo modo. Volendo penso che si possono anche togliere. Non credo sia una cosa necessaria strettamente. Forse è un po' troppo cicciottella qui. Se io tolgo questi, succede qualcosa? No. Non succede nulla perché ci ho messo le slabine. Adesso provo a togliere, se non... Oh. Si bugga il pulsante. Se resta brutto, magari ci metterò delle slab, in modo che comunque mezzo blocco sia più carino da vedersi anche. Allora, mi sono scordato di fare una cosa, perché in casa io, mi ricordo prima quando ho preso le ceste, avevo delle glowstone. Avevo delle glow... Eccole qua, ce n'ho 25, però mi sembra avevo anche 4 redstone lamp. Adesso vedo un po' se c'ho 4 redstone. Eccole, 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 erano qui, perfetto, eccole qui, 1, 2, 3, 4. Le posso mettere in piscina. Posso mettere praticamente una ad ogni angolo, posso mettere per esempio... Dove le metto? Non lo so, sapete, non lo so. Vabbè, ragazzi, a questo punto non resta altro che... Aprire l'acqua, si può dire così, aprire l'acqua della nostra fontana, quindi salire fino in cima e mettere un secchio d'acqua in cima alla nostra fontana e dovrebbe essere pressoché pronta, suppongo. Un altro blocchettino e poi andiamo. Perfetto, da qui ci arrivo. Secchio alla mano e vediamo un po' se tutto funziona, se tutto va come deve andare. Ritogliamo tutto quanto, spero di arrivarci fin lassù, non ci arrivo, perfetto, dopo lo tolgo. Ed eccolo qua. La nostra fontana qua davanti a casa. Ok, no, via, non posso vedere questo blocco qui che svolazza, devo prima toglierlo. Togli, togli, togli. Allora, ragazzi, andiamo a senza tuffarsi in acqua, vediamo un po' com'è la situazione. Com'è questa fontana? Com'è, com'è, com'è? Sapete che magari potrebbe essere un blocco più bassa questa parte qui e magari lasciare alta la fontana in questo modo. Se la metto più bassa, come potrebbe essere? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Però vabbè, ci sta, ci potrebbe stare. Vediamo un po' da grand'angolo. Come potrebbe essere? Ovviamente qui poi ci sarà tutto il vialetto che continuerà. Ho distrutto la prima pala. In questo modo e girerà praticamente tutto qua intorno. Vediamo un po' come fare. Farò degli alberelli usando appunto la siepe che ho. Probabilmente userò questa qui e quest'altra la userò per fare qualche altra cosa o magari altre decorazioni. Non lo so, mi viene il dubbio di spostare tutto più in basso di un blocco. Mi sembra troppo alta queste cascate in fronte a quella lì. Quella dovrebbe essere molto più alta. O alzo quel blocco là sopra o abbasso questo. Però comunque vabbè, ci può stare. Raccogliamo blocchi che sono superflui. E poi magari metterò delle redstone lamp dei lati della fontana in modo da vederla illuminata anche di notte. Perché se io vado a prendere questi qui, dovrebbero essere, cioè, sì, non so, possiamo vedere adesso un attimo prima che diventi notte. Questi sono leggermente più scuri, però potrebbero starci meglio, vediamo un po'. Non lo so, ragazzi, non lo so quale due blocchi usare, vediamo un po'. Magari un po' più sullo scuro, perché comunque tutto qui è un po' scuro, quindi vediamo un po'. Adesso andiamo a dormire e concludiamo il video. Che cos'è? 46, 296.